Che mi accingo a fare questa relazione, emozione perché questa relazione è un debito di riconoscenza verso il mio maestro Francesco Aulizio, al quale penso questa relazione sarebbe piaciuta. E Giancarlo, Paola, Salvatore Antonio, i suoi figli mi hanno molto aiutato in questi anni a tirare fuori la bibliografia che poi Stefano De Carolis presenterà. Io invece vi presenterò un lavoro su Giambattista Morgagni. Ecco, Giambattista Morgagni, la vita di Giambattista Morgagni è stata da sempre, dagli anni 60, uno dei motivi di interesse più grandi per Francesco Aulizio. La prossima immagine ci fa vedere i due, Francesco Aulizio e Giambattista Morgagni. Giambattista Morgagni è un medico forlivese che è stato il padre dell'anatomia patologica, è stato proprio il fondatore di questa nuova disciplina che ha cambiato proprio le sorti della medicina scientifica. Ecco, la prossima immagine ci fa vedere i primi contributi che Francesco Aulizio ha dato su Morgagni. Francesco Aulizio negli anni 60, dopo essersi laureato, lavorava a Forlì come assistente volontario della chirurgia e lui stesso scrive che il primario della chirurgia di Forlì, il professor Bauce, lo invitò, sapendo la sua conoscenza, la sua esperienza di storico della medicina, a indagare su Giambattista Morgagni. E allora Francesco Aulizio inizia a cercare le tracce di Giambattista Morgagni in una miniera straordinaria. Poco prima il professor Palmieri ricordava il fondo Piancastelli. Ecco, Francesco Aulizio inizia a scavare in quel fondo straordinario che è il fondo Morgagni della Biblioteca Comunale di Forlì e mette in luce una delle perle di questo fondo, un testamento che Morgagni fa nel 1764. E dall'interesse verso questo testamento che pubblica negli anni 60, nel 63, pubblica con la prefazione di Aldo Spallucci. Bene, questo testamento è l'inizio di una ricerca di altri testamenti e da qui nasce proprio l'interesse di Aulizio verso il lavoro di archivio e scopre il testamento scritto da Morgagni nel 1705, quello scritto nel 1742 e i codicilli dettati da Morgagni nel 1767 e nel 1770. Ecco, la cosa molto importante è che attraverso i testamenti e i codicilli si scopre un'immagine diversa del medico. Andiamo avanti. In questa relazione cercherò di parlarvi dei testamenti, ma soprattutto delle scoperte nuove che su questi testamenti, su questi codicilli ho potuto fare qualche anno fa, imbattendomi in carte morganiane in un archivio particolare, che è un archivio privato dell'Istituto Prati Savorelli. Questo è l'indice della relazione, vi parlerò della famiglia di Giambattista Morgagni, dei testamenti e dei codicilli e di questi nuovi documenti. Ecco, quella che vedete è una delle immagini di Morgagni giovane, principe degli anatomici, immagine che è dei suoi avversari anatomica. Andiamo avanti. Ecco, la famiglia di Giambattista Morgagni. Giambattista Morgagni nasce a Forlì nel 1682. Va a Padova dove si laurea in filosofia e medicina, prima si laurea a Bologna nel 1701, poi va a Padova dove praticamente fa tutta la sua carriera di medico, di anatomista. Allievo di Valsalva compie le prime scoperte che lo renderanno famoso in tutta Europa. Le sue radici sono saldamente legate alla Romagna e il 22 settembre del 1712 si sposa con una forlivese, Paola Verzieri, che apparteneva a una famiglia nobile cittadina. Qui vedete una delle genealogie dei Morgagni. Ecco, con Paola Verzieri mette insieme una famiglia molto numerosa, come era a quei tempi la consuetudine, e i due coniugi, prossima immagine, ebbero 15 figli. 15 figli, tutti nati a Padova, 3 maschi e 12 femmine, 5 dei quali morirono entro i primi 2 anni. Qui vedete due pastelli, questi sono stati riprodotti da Francesco Aulizio, sono due pastelli che rappresentano due figlie di Giambattista Morgagni. I pastelli nell'originale sono a colori e furono fatti da Rosalba Carriera, che era una famosa pittrice, amica proprio di Morgagni.
Bene, e questi dei 12 figli che sopravvissero, due erano maschi, Fabrizio e Agostino, e dopo ne vedremo le tracce, e tutte le 8 femmine divennero suore tra i 14 e i 17 anni, due a Padova e le altre 6 a Forlì. Ecco, il primo dei 3 maschi fu Fabrizio. Fabrizio nacque, il primogenito, nacque il 16 agosto del 1714. E da adulto Fabrizio fissò la sua residenza a Forlì, dove nel 1739 sposò Maria Lucrezia Serughi, che apparteneva a una famiglia della nobiltà cittadina. Era una donna più anziana di Fabrizio, aveva 3 anni in più, ed era vedova da circa un decennio di Giovanni Battista Baratti, nobile forlivese, col quale Maria Serughi aveva avuto una figlia. Una figlia che tra l'altro rimase in famiglia e fu molto amata anche da Fabrizio. E Maria Lucrezia Serughi diede a Fabrizio Morgagni 10 figli, 6 dei quali morirono appena nati o in tenerissima età. Fabrizio fu più volte membro della magistratura civica forlivese e morì a Forlì nel 1766. Il secondo figlio di Giovanni Battista, Lucio Filippo, morì giovanissimo a 2 anni per una febbre maligna, e il terzo figlio invece, Agostino, che nacque nel 1717, diventò gesuita, vestì l'abito della compagnia nel 1932, predicò in vari luoghi e, quando fu soppressa la Compagnia di Gesù nel 1773, ritornò definitivamente a Forlì, dove morì nel febbraio del 1792. Prossima immagine. Ecco, per Giambattista Morgagni la morte del figlio Filippo, del figlio fu proprio il figlio Fabrizio fu proprio un dramma. Aveva 84 anni e in una lettera che scrive ad Angelo Fabroni, uno dei tanti suoi biografi, e scrive così, cito: «Ricevetti alcune lettere da Forlì che mi significavano la più acerba disgrazia che mi potesse accadere, cioè l'impensata morte improvvisa del maggior mio figlio, che in età di anni 52 lasciò a me il più vivo dolore e la cura di quella mia casa, la casa di Forlì, due figli ancora inesperti e due figlie da collocarsi». Quella che vedete è la famiglia di Fabrizio, ricostruita, la genealogia ricostruita da Olivierotto Fabretti, grande storico forlivese. Fabrizio, infatti, morendo, aveva lasciato la moglie, due figli e altrettante figlie. Il primo dei due figli maschi era Valeriano Priore Antonio, che nacque nel 1743, visse a Forlì, si sposò 2 volte, ma i due figli che ebbe dalle rispettive mogli morirono subito prematuramente. Il secondo figlio di Fabrizio era Luigi Giovanni Battista, che sposò Lucia Prati, dalla quale poi vengono tutte le carte di Morgagni e si trovano all'Istituto Prati, e loro non ebbero figli. Luigi Giovanni Battista prestò servizio in qualità di capitano dei fanti a Forlì e morì nel 1796. E con Luigi Giovanni Battista si finisce proprio la dinastia Morgagni. Le due figlie invece, Margherita e Cornelia, sposarono 2 nobiluomini romagnoli. Veniamo adesso ai testamenti. Vi dicevo che i testamenti sono stati studiati e pubblicati da Francesco Aulizio. Questi testamenti erano conosciuti da alcuni biografi di Morgagni, ma Aulizio per la prima volta li trascrive e li commenta. E questo è il commento di Francesco Aulizio al testamento scritto nel 1764. Lo cito. Nel testamento Morgagni si premurava di salvaguardare innanzitutto l'anima sua, fissando le modalità dei suffragi a mezzo di messe. Vi racconto che volle far dire più di 300 messe alla sua morte, elemosine e preghiere. Si premurava di garantire una vita agiata alla moglie, se a lui fosse sopravvissuta, mediante l'assegnazione dei beni dei quali ella avrebbe dovuto solo godere l'usufrutto, senza possibilità alcuna di alienarli. Si procurava di trasmettere al figlio primogenito Fabrizio l'asse ereditario in blocco, senza peraltro che potesse mai vendere qualcosa. Di fissare l'assoluta proibizione di possibili vendite di beni testamentari, proibizione che si sarebbe dovuta perpetuare all'infinito per i futuri discendenti aventi diritto, col passare del tempo, all'eredità. Cioè si doveva tramandare di persona in persona l'eredità. E poi nei suoi testamenti il Giambattista Morgagni si proponeva di imporre un determinato contegno morale ai discendenti, possibili eredi, pena l'immediata perdita dei beni, anche se questi erano già stati ottenuti in eredità.
quindi vedete delle regole molto ferree. La morte di Fabrizio, avvenuta nel 1766, costrinse Giovanni Battista a rivedere le proprie volontà testamentarie e quindi egli dettò il primo codicillo del 1767, nel quale ribadiva la decisione che l'intero suo capitale si trasmettesse inalterato ad un unico erede, identificato nel nipote primogenito Antonio Valeriano, che allora aveva 24 anni. E poi c'è questo codicillo. Ecco, questo è il sepolcro di Morgagni, vedete, fatto costruire da lui nella chiesa di San Massimo, e quello invece è il frontespizio del testamento del 1764, che Aulizio riproduce integralmente e trascrive. Bene, veniamo al 1770, un anno prima della morte. Morgagni ha 89 anni e fa scrivere il secondo codicillo. E questo secondo codicillo contiene alcune norme veramente sorprendenti, norme che hanno colpito molto i biografi. Ve le leggo. Per la necessità in cui per l'avvenire mi trovo di vivere e di morire con la maggior possibile quiete dell'animo, intendo che durante la mia vita i miei eredi, senza mia espressa richiamata, non rimettano il piede in questa casa di mia abitazione. Così, seguita poi la mia morte, proibisco ai miei stessi eredi il trasferirsi in Padova e mettere piede nella soprattutta casa di mia abitazione in questa città, e molto meno ingerirsi o por mano immediatamente in qualsiasi modo nei mobili, beni ed altri effetti qualunque siano che io ho ed avrò nel tempo della suddetta mia morte qui in Padova o nello Stato Veneto. Premessa questa espressa proibizione, eleggo e deputo il signor Antonio Zeisel a volersi egli prendere tutto il pensiero e la cura di detti mobili ed altri effetti suddetti, facendo trasportare in Forlì quelli che crederà convenienti e di facile trasporto, e facendo vendere ed esitare gli altri in altra guisa, disponendo di essi secondo che vorrà. Delle somme ricavate dalla vendita dei miei beni, Antonio Zeisel e mia figlia, Sor Paola Giovanna, dispongano nel modo che giudicheranno più proprio per i bisogni e la convenienza della famiglia. Il tutto senza dipendenza alcuna dai miei eredi e dagli altri interessati nella mia eredità, ai quali vieto il mischiarsi in tutto ciò che avrò in Padova ed avrà in mano nel tempo della mia morte la ricordata mia figlia. Quindi vedete, sono disposizioni molto drastiche che tagliavano ogni legame di Giovanni Battista con i nipoti. Questa durezza, la durezza di queste norme, sorprese molti biografi e sono in parte il motivo per il quale Morgagni morì il 5 dicembre 1771 per un colpo apoplettico, completamente solo, circondato solo dai suoi allievi che l'avevano fatto salassare e che lo assistettero appunto gli ultimi istanti. Veniamo adesso alla parte originale della comunicazione. Ecco, lavorando nell'archivio Prati Savorelli ho potuto vedere le carte morgagnane che sono conservate. Queste carte sono quelle che sono arrivate ai Prati Savorelli attraverso Lucia Prati. Ecco, queste carte hanno una storia molto particolare, erano e sono tuttora nell'archivio Prati, ma l'archivio, come il Palazzo Prati, è stato bombardato e vennero ritrovate dopo il bombardamento dal bibliotecario di Forlì, Antonio Mambelli. Vedete, questa è ancora la sua scritta, dice: le carte morgagnane furono da me trovate presso un garzone di barbiere che le aveva tratte dalle macerie di casa Prati Savorelli dopo il bombardamento del 10 dicembre del 1944. Quindi anche un'avventura di queste carte. Ecco, queste carte probabilmente sono state viste da alcuni medici storici che si sono occupati di Morgagni, ma non erano state messe in giusta luce. Vediamo cosa ci dicono queste carte. Queste carte ci aiutano a capire il perché del codicillo. Prossima immagine. Ecco, una parte di questi manoscritti si riferisce alla situazione nella quale si venne a trovare Maria Lucrezia Serucchi dopo la morte del marito Fabrizio Morgagni, avvenuta nell'agosto del 1766. Quella che vedete alla vostra destra è la supplica che Maria Serucchi fa attraverso gli avvocati per riottenere la propria dote. E quello a sinistra è lo stemma della famiglia Serucchi. Ecco, Maria Serucchi nell'ottobre del 1766, quindi nell'ottobre, quindi 3 mesi dopo la morte del marito, intenta una causa contro Giovanni Battista per riottenere la propria dote. E questo naturalmente contribuisce a deteriorare i rapporti tra Giovanni Battista e la famiglia di Fabrizio.
Questa vertenza si risolve solo 3 anni dopo, quando Giovanni Battista fa costituire in solido un capitale di censo di scudi 1100 in favore di Maria Serughi. La prossima immagine ci fa vedere invece una supplica che Maria Serughi fa a Papa Clemente XIV, e ve la leggo perché è veramente terribile. Dice: Beatissimo Padre, Maria Serughi, vedova Morgagni, in età di anni 63, le rappresenta che, seguita appena la morte del signor Fabrizio Morgagni e di lei consorte, le furono dal signor dottor Giovanni Battista Morgagni, suocero, levati i 2 figli maschi, restituiti scudi 1100 della di lei dote, e fu cacciata fuori di casa. Per lo spazio d'anni 6, la povera oratrice, a fine di mantenersi nelle passate annate carestiose, dovette alienare scudi 450 di capitale, così che, restata con soli scudi 650, non sapeva più come esistere, per non poter aver sollievo né dai figli, per non essere anche padroni, cioè voleva dire che non erano padroni di tutto il capitale, né dai parenti, per essere carichi di famiglia. Allorché morto il suocero, fu dai figli ricoverati in casa e per un anno decentemente mantenuta. Credevasi la ricorrente di continuare il quieto di lei vivere, quando, seguita la soppressione dei gesuiti, ritornò a casa il signor abate Agostino Morgagni, cognato dell'oratrice, che volle andare in possesso della metà di tutto l'asse paterno, cioè lui, ritornato civile, vuole la metà dell'asse paterno. E conducendo il nominato abate Agostino una vita agiata e abitando nella stessa casa dove abita la ricorrente di figli, seguita tal divisione, la povera oratrice venne discacciata dal figlio maggiore Antonio, senza nessun assegnamento onde sussistere. Per la qual cosa, mosso a pietà, il figlio minore Giovanni Battista l'accolse e la riprese seco, ma Agostino Morgagni levò alla povera oratrice le 2 camere che dai figli le furono assegnate per sua abitazione, onde le fu dopo ricoverarsi in una piccola camera che appena contiene il letto. Si riparerà quindi al disordine allorché la clemenza del supremo principe, mossa a compassione di 2 infelici, obbligar voglia lo zio abate Agostino Morgagni a far parte al povero nipote Battista annualmente delle ricchezze, con l'obbligo di passare alla povera afflitta madre la metà di detto assegnamento, per decentemente vestirsi, altro come lo stato suo richiede, ed anche ordinare che le siano assegnate per abitazione le suddette 2 camere che anche presentemente non vengono abitate da alcuno. Questa è la supplica. Andiamo avanti. Questo atto di accusa di Maria contro Giovanni Battista e Agostino Morgagni trova conferma in altri importanti documenti d'archivio. Qui ne vedete 2, ad esempio. C'è una dichiarazione di Bernardino Framonti, parroco della chiesa di Santa Maria in Piazza, documento del 1795, che attesta che Maria Serughi, dopo la morte di Fabrizio, abbandonata la casa del marito, cito, si ridusse ad abitare e convivere con i nobili signori Filippo e Giovanni Serughi, di lei fratelli, sino all'anno 1773, nel quale fu ripigliata dal nobile signore Giovanni Battista Morgagni, figlio della medesima, a convivere seco nella propria casa, col quale poi, a spese del quale, seguitò a convivere sino alle di lei morte. La prossima immagine ci mostra come anche la vita di Luigi Giovanni Battista non fosse una vita felice, perché anche a lui la sorte non fu favorevole. Sebbene dopo la morte del fratello fosse divenuto erede della metà del capitale lasciato dal nonno, Luigi Giovanni Battista dovette accordarsi con la cognata che pretendeva la legittima. Cioè lei diceva: a me non interessa che il passaggio di capitale passa da figlio in figlio, io voglio la legittima sul capitale di mio marito. E per chiudere la questione, Luigi si impegnò a versare alla cognata ogni anno una somma di 80 scudi. La prossima immagine ci fa vedere una supplica di Luigi Giovanni Battista a Papa Pio VI, perché l'impossibilità di scalfire il fido commesso si rivelò un ostacolo insormontabile, tanto che Luigi Giovanni Battista indirizzò una supplica nel 1796 a Papa Pio VI, nella quale chiedeva di derogare dalle volontà testamentarie del nonno per poter aver subito a disposizione parte del capitale. In conclusione, tutti questi documenti permettono di conoscere il motivo per il quale nel 1770, ormai prossimo alla morte, Giovanni Battista sentì il bisogno di tenere lontano da sé i propri eredi.
E qui, in ultima analisi, queste vicende dimostrano quanto intuito da Francesco Aulizio, e cito le parole di Aulizio: se in campo scientifico Morgagni si è conquistato meritatamente una fama universale in peritura, in campo umano è tutta un'altra cosa. Il fatto che, seguendo le consuetudini del tempo, abbia destinato tutte le figlie alla monacazione e il secondogenito sia divenuto frate per lasciare tutta l'eredità al primogenito, svela il dualismo di una persona che è veramente grande quando si dedica allo studio ed esercita la professione, e che invece dimostra di essere in privato un padre per nulla rispettoso dei propri figli, e oggi possiamo dire anche dei suoi nipoti. Grazie.